dubium sapientiae initium. L'autostrada sembra una colata d'asfalto che non ha nulla a che fare con noi, disse Roberta. Viaggiavano in una valle fitta di lecci, dove il ritmo del motore commentava i loro pensieri. Giulio osservava la vegetazione che irrompeva a tratti sull'asfalto. Roberta seguiva con la mano il percorso che il volante le dettava. Parlavano solo se i pensieri esigevano parole. Erano rappresentanti di lavatrici a secco e ad acqua e viaggiavano insieme per lavoro. Roberta aveva 40 anni e da sempre amava la saggezza umana. Giulio aveva 60 anni e da sempre amava la saggezza superumana. Roberta studiava il pensiero dei grandi di tutti i tempi. Giulio studiava l'insegnamento dei maestri che si manifestano attraverso grandi medium e lo applicava alla sua vita e a quella degli altri. Roberta ruppe per prima il silenzio. Come può essere interpretato, secondo i tuoi maestri, la frase di Cartesio «Dubium sapientiae initium»? La frase significa «il dubbio è l'inizio della saggezza» e afferma l'importanza del dubbio per Cartesio. Percorrevano un lungo rettilineo che moriva nel buio di un tunnel. Giulio si aggiustò sul sedile e a sua volta scoccò una domanda. Il dubbio appartiene alla mente o alla coscienza? Appartiene all'essere, rispose Roberta. A quale parte dell'essere? Roberta non rispose. Ecco, disse Giulio, la saggezza umana non risponde a queste domande, perché se sapesse rispondere non sarebbe più umana. Il dubbio appartiene al mondo della mente e non a quello della coscienza, dove non esiste più la dualità dell'io e non io, e quindi il dubbio cessa di esistere.